Abbiamo spesso dedicato un'inchiesta su TG Tour ai turisti in Sardegna. Ma i sardi dove se ne vanno in vacanza e soprattutto hanno i soldi per andarci? Signora, buongiorno, lei in vacanza dove va? No, quest'anno. A casa. Dice che non ci sono abbastanza soldi per fuggire dalla Sardegna almeno una settimana. Penso che non ce ne siano, né per una settimana, ma neanche per due giorni, perché non ce ne sono più soldi, non c'è più niente. Siamo veramente messi male. Crisi. Crisi, ma nera. Ma vabbè, ci godiamo il nostro mare, dai. Guardi, ecco, per fortuna siamo a Cagliari, abbiamo una bella cittadina che è molto, molto bellina. Perciò non invidio quelli che vanno fuori, perché ce l'abbiamo bellina anche là. Anche noi. Buongiorno signora, lei in vacanza tra Capulco, Capri e Pirri, dove va? O dove preferirebbe andare? Io sto andando al mio paese, nell'entroterra. Perfetto, quindi si gode lì la sua città, il suo paese. Il mio paese. Qual è? Escolca. Il vino com'è? Vino, oliveti, in insufficienza. Mirto? Anche il mirto si trova, sì, basta andarla a cercare in campagna. Una scelta tra Capri, Capulco e Pirri. Dove andrebbe in vacanza? Ad Acapulco. Quindi gli stipendi del sindaco sono abbastanza per viaggiare? No, vorrei andarci, non è detto che ci posso andare. Quest'anno in vacanza dove decidete di andare? A casa nostra. Lei di dov'è? Cagliari? Carbonia. Oh, Carbonia. E invece posti tipo, che ne so, Capri? Meglio la Sardegna. Troppo caos. Preferisco rimanere a vita paesana. Quindi in Sardegna col nostro mare, il nostro vino, non il nostro porchetto. Non ci piove, non ce lo toglie nessuno. Va bene, grazie. Non vado in vacanza io, noi non chiudiamo. Quindi rimane sempre qui a lavorare per noi. Così, per tutti. Infatti, per tutti. Per tutti, non per voi. Per noi in senso generale, ma quindi preferisce rimanere qui in Sardegna che farsi magari un viaggio all'est? Non preferisco rimanere qui in Sardegna. Deve. Io devo rimanere, è diverso. Pullulano i tavolini dei ristoranti all'aperto. Cagliari inizia a decollare. Ragazze, quest'anno in vacanza dove andate? A casa. A casa, quindi niente, rimanete qui in Sardegna. Esatto. Quest'anno in vacanza lei dove va? Sono di Cagliari. E non va in vacanza? No, perché i soldi non bastano per andare in vacanza. E dove le piacerebbe andare? Eh? Dove le piacerebbe? A Santo Domingo. No, dove, dove lei ballava? Ah, il Brasile. Questo è Brasile. Questo è Messico. Yuhu! Dai, metti un po' di musica. Suona qualcosa. Dai. Dai, un po' di musica. Vai. A me avete scelto una ottima... Lo dica. Un'ottima compagna per fare questa pubblicità. Sì, è una. Good morning. Good morning. Good morning. How are you? Già non mi ha più. La Sarda, sì. Evviva la Sardegna, vedete. Vacanza è ad Alghero, penso. Com'è? Com'era? Ah, non c'è ancora andato? No, non deve andare. Andare. Sì. È fine agosto. Mio marito prenderà le ferie in quel periodo lì, quindi... anche lo stipendio. Una canzone che diceva, vogliamo andare ad Alghero in compagnia? Sì, no, io vado con mio marito, vabbè, no, conviene rimanere in casa. Una buona vacanza. Grazie. Buongiorno signora, in vacanza lei dove va? Da nessuna parte. Ah, rimane qua? E dove le piacerebbe andare? No, guardi, abbiamo un mare bellissimo e preferisco rimanere andare al poetto. La vacanza ideale, shopping, mangiare bene, andare al mare. Mangiare bene. Da nessuna parte, sto facendo delle vacanze meravigliose. A casa mia, con la famiglia che è partita, quindi per un mese esco in barca da solo. Bellissimo. E parlo col cane. Bravi, anch'io. Siamo in due. Il mio è più simpatico. Aspetta. Lei che cane ha? Ho un cane corso che si chiama Le Comte Ori. Ah, è sofisticato. Certo. E anche una cuccia rivestita in beige. Vabbè, allora non dico nulla. Non mi permetto. Va bene, allora le auguro buone vacanze e buona giornata. Speriamo che non rientri mia moglie con i bambini prima. Speriamo, incrociamo le dita. Arrivederci. Ciao, ma tu?
che lavori mentre tutti gli altri sono in vacanza. Le vacanze quando le prendi? Le vacanze si prendono quando si può fare. Adesso è un anno che bisogna lavorare, quindi finché c'è il lavoro si prende tranquillamente. E dove ti piacerebbe andare? Ma la verità, tutti quanti le vacanze ce le andiamo fuori, quando invece la Sardegna ti offre tanto e bisogna scoprire i valori, le bellezze di questa Sardegna. Quindi dici di rimanere in Sardegna? Secondo me sì, da una parte sì, dall'altra parte andando fuori vedi anche molte novità e poi le porti qui in Sardegna per ampliare poi il lavoro e quello che porta il tutto. Di niente, ciao ragazzi. Cagliari è piena di turisti, ho avuto molta difficoltà a trovare dei sardi da intervistare. Vuoi vedere che sono andati ad Alghero? Non ci saranno più spigoli tra lei e il mondo. Manco male, signor Forai, questa se stracca, deci scudi sa con che in ogni luogo. Four Eyes, ottici in prima linea. Ora lo vede? Adesso sì e adesso no. Multifocale. Adesso sì. Four Eyes, ottici in prima linea. Is amica mia esaminanta, frontone 500, e te depo vai? Lente a contatto più sei. Four Eyes, ottici in prima linea. E signor Forais, devo trovare ci più usciti i figures, eh? Meno 8 ambocchi. Four Eyes, ottici in prima linea. Largo Carlo Felice, piazza Aiene, la zona di Cagliari dedicata ai viceré, coloro che ci governavano, insomma, quasi 200 anni fa. Alle mie spalle Carlo Felice, uno dei più famosi di casa Savoia, con in pugno la patente reale di nomina. Pensate, poi ci fu Carlo Alberto, suo cugino, che è il padre dello Statuto Albertino. Una prima legge generale, una sorta di prima Costituzione che governò l'Italia sino al momento in cui non ci fu proprio la Costituzione italiana, quella che oggi noi conosciamo e che sta per essere cancellata dalla storia patria. Che succede? Ecco, a nostra insaputa i nostri governanti cercheranno di abolirla in qualche modo per rendere l'Italia un paese presidenzialista. Sentiamo la gente che cosa sa della storia in questo senso e cosa ne pensa. A rischio di estinzione. Non intervistatemi, assolutamente. Perché? Perché? Perché no, sto lavorando. E che c'è? Si no. Faccia pubblicità, cosa no, fa? No, City Tour. City Tour, ok. Questa signorina lavora per il City Tour. Sì. Quindi prendete il City Tour, che sarebbe un... Pullman turistico. Un mezzo, aperto. Un mezzo, certo, aperto. Aperto, bellissimo, che vi fa visitare tutta la città di Cagliari. Esattamente. Chi è quel signore laggiù con la patente reale di nomina in pugno? Carlo Felice. Perfetto, grazie infinite, a presto. Prego. Arrivederci. Grazie. La nostra Costituzione rischia un'altra volta. Da volenti cancellare. Tu cosa bene. Ne pensi? Fanno bene. Ah sì? La Costituzione rischia grosso anche questa volta, signorina. Scusami, ho fretta. Signori, la Costituzione rischia grosso anche stavolta. Che dire a proposito? Come poter evitare il tracollo? Purtroppo il popolo italiano se l'è cercata. Che vi devo dire? Ma l'hai firmata la petizione del Fatto Quotidiano? No, io no, non ho firmato. Okay, grazie, grazie. La Costituzione rischia grosso? No, no, grazie. No? Lo so, rischia grosso anche noi, siamo in fretta, scusa. Vabbè. Siamo per il calcio, scusa. Okay, ciao, ciao, ciao. Per il calcio? Sì, sì. Ah, stai andando a vedere la partita del Cagliari? Siamo in prova al Cagliari. Ah, bravissimi, sono in prova. Due calciatori in prova col Cagliari. La Costituzione rischia grosso. Siamo in quattro. Ah, sono quattro in prova per il Cagliari. Chi ammazzava? Che elementi. Come? Che elementi siamo. Dici almeno il tuo nome, così ci ricordiamo Andrea quando vai, no? Azzara. Andrea? Azzara. E vieni da Sassa? No, da Olbia. Da Olbia, bravissimo. Con la nostra emittente che 5 Stelle Sardegna di Olbia. Quindi Andrea Azzara in prova al Cagliari. Vediamo un pochino come se la caverà questo ragazzo. Magari abbiamo intervistato un nuovo campione. Torniamo alla Costituzione. Il signore deve passare, attenzione. Buongiorno, prego signore. Cosa fare per esempio un articolo 1, per esempio, bravissimo. Un esempio messo a caso. No, no, ma dico, vogliono proprio fare dell'Italia un paese presidenzialista. Per bloccare questa deriva, che cosa fare?
Anarchia, ma non anarchia a distruggere, anarchia tutti con la propria testa, ognuno fa il suo. Così. Qualche molotov. Io produco qualcosa, tu produci sedie, io ti produco cibo. Va bene. Uno scambio. Sì, uno scambio. Tutti uniti. Più o meno sì. Non un baratto, che si condivida alla fine, senza pretese, senza bisogno del dio denaro. Il dio denaro, benissimo. Quanti anni hai? Io ho 20. Si comprende perché hai questa visione del dio denaro. Comunque io ti faccio tanti auguri. Fai il musicista? No, non esattamente. Comunque artista DJ. Di strada. No, magari. E cosa fai? È artista di strada. Del tipo? Del tipo piazza bombe sotto le banche. Sì, magari. Favoloso, come ti chiami? Fabrizio. Ti salutiamo con affetto, Fabrizio, in gamba. Buona giornata. Auguroni, auguroni. Ciao, ciao. Benissimo, veniamo un pochino. La Costituzione è messa a dura prova anche stavolta. Come arginare questa deriva? No, come? Ah no, ma forse erano stranieri. Pronti? Via. La Costituzione è messa a dura prova. Che? Signora, la Costituzione... Ho detto questa Costituzione di fregare un cazzo a nessuno. Costituzione è messa a dura prova anche questa volta. Cosa possiamo fare per arginare il problema? Ma, mi ha sentito? Sì, l'ho sentita. Sì. Si riferisce al caso. Al caso. Al caso? Al caso di Berlusconi, questo? No, quella è una cosa, però la Costituzione nel fare è anche un pochino il caso di Berlusconi, in quanto si vuole portare l'Italia a diventare un paese presidenzialista. Bisogna cambiare la Costituzione. Ma noi siamo affezionati a questa Costituzione. Sì, certamente, però bisogna fare dei cambiamenti perché l'Italia sta crollando. Non reggono in situazione internazionale, sia per quanto riguarda noi giovani che non troviamo nei posti di lavoro, e quindi anziché cercare di migliorare la situazione interna, quindi per noi, per creare dei posti, per creare un nuovo futuro, si cerca di lasciare perdere questa situazione. Ecco, lei cosa metterebbe in atto? Qual è il progetto che metterebbe in atto se avesse il potere in mano per farlo? Dovrei avere più conoscenze perché alcune non le ho ancora. Bisognerebbe creare fondi, quindi tagliare su certi punti per dare dei fondi per le nuove persone che comunque vogliono aprire delle imprese, quindi sostenerle, creare posti, quindi come si diceva per la crisi del 29, è meglio creare e dare lavoro a delle persone che creano delle buche per poi riempirle anziché non lasciare dei posti, quindi qualcosa bisogna fare, anche se è qualcosa che poi è solo momentaneo. La ringrazio tanto. Di niente. Arrivederci. Arrivederci. Vogliono di nuovo gabbarci con infatti diventa la sostituzione. Così? Sì. Ma l'hai firmata la petizione sul Fatto Quotidiano? No, non l'ho vista, non lo leggo il Fatto Quotidiano. Ma comunque ad avviso, a tuo parere, questa Costituzione è vecchietta, ha fatto il tempo suo o bisogna mantenerla? Per quello che posso capire io la manterrei così anche per... Perché non mi sembra che, soprattutto perché non c'è un accordo su larga scala da giustificare una nuova Costituzione o nuovi articoli. Questo, il motivo è sostanzialmente questo. Ti ringrazio tanto. Ciao. A questo proposito vi segnalo nel Fatto Quotidiano, appunto come stavamo dicendo prima, il Fatto Politica e Palazzo. La Costituzione è stravolta nel silenzio, l'appello contro la riforma presidenziale. Qui si fa presente appunto che molti hanno, in questa petizione che hanno messo in piedi quelli del Fatto, hanno aderito, hanno firmato tra i tanti Don Ciotti, Michela Manetti, Raniero Lavalle, Claudio Flores, Domenico Gallo, eccetera, eccetera. Adriano Celentano, per dirne un altro. Si dice che è praticamente in perfetta disattenzione al risultato del referendum popolare del 2006, che bocciò a grande maggioranza la proposta di mettere tutto il potere nelle mani di un premier, addirittura definito premier assoluto, mi sa tanto di leader massimo.
è ripartito è un nuovo e ancora più pericoloso tentativo di stravolgere in senso presidenzialista la nostra forma di governo. Quindi ragazzi, io per quanto mi riguarda la firma sulla petizione l'ho messa, bisogna entrare in questo form, Costituzione, non vogliamo la riforma della P2, ovviamente in chiaro riferimento ai fatti degli anni 80. E quindi per non ritrovarci un Licio Gelli sotto la sedia di casa ancora per una volta, dovremo firmare questa petizione o altrimenti abbracciare altre iniziative che favoriscano l'annullamento di queste cose qui. E per adesso quindi è tutto, ragazzi, amici del TG Tour, approfitto per augurarvi buone ferie, come del resto ha già fatto il direttore, il professor Pili, nella puntata di mercoledì, perché noi dal 5 al 19 andiamo a riposarci un attimo. Saremo sempre con voi però con le migliori puntate del TG Tour, sempre agli stessi orari, e anche con qualche replica di Body to Body, che è quel programma neonato che abbiamo messo in piedi noi dalla redazione del TG Tour, condotto da Marta Muccili, che insomma è un prodotto di svago, di divertimento, che abbiamo visto che vi piace tanto. Quindi ve lo mandiamo in replica nelle puntate che vedrete durante agosto. Quindi buon Ferragosto a tutti quanti e noi ce ne andiamo in vacanza. Io personalmente me ne vado a Pirri, invece lei se ne va? Non ci saranno più spigoli tra lei e il mondo. Manco male, signor Forai, questa sei stracca, ci scudi sa conca in ogni luogo. Four Eyes, ottici in prima linea. Ora lo vede? Adesso sì e adesso no. Multifocale. Adesso sì. Four Eyes, ottici in prima linea. Is amica mia esaminanta, frontone 500, e te depo vai? Lente a contatto più 6. Four Eyes, ottici in prima linea. E signor Forais, devo trovare ci biuscetti i figuras, Meno 8 ambocchi. Four Eyes, ottici in prima linea.